Ciao, sono Marco Valerio Ricci, il creatore del modello di Cult Yourself Coaching per aiutare le persone a uscire dalle ipnosi collettive. Come vedi, sono tornato da Aosta, ci sono dei resti di mura romana, la torre dell'istituto musicale, le montagne con un po' di neve in fondo e un bel sole. Lo spunto di oggi parte da un discorso che stavo facendo con una persona riguardo al coaching, riguardo a quello che è il ruolo del coach, a quello che si fa quando si fa coaching. E questa persona mi stava parlando del suo modo di essere coach, del suo modo di interpretare questo tipo di ruolo. E ho ricollegato nel suo modo di fare e quello che mi stava dicendo a qualcosa che un cliente mi stava dicendo un po' di tempo fa, quando si era rivolto a un altro coach e mi ha detto: ma sai, la cosa strana è che in qualche modo tu ascolti. E è strano che un coach ascolti. Puoi immaginare che io l'abbia guardato con tanto di occhi, come è strano. Il ruolo del coach è ascoltare. Quando si fa un corso per diventare coach, il primo passaggio è ascoltare. È vero, si chiama ascolto attivo, però è un vero e proprio ascolto. E questa persona mi aveva detto: no, guarda, la maggior parte dei coach che ho conosciuto ti dicono che cosa fare, ti danno consigli, ti danno suggerimenti, ti danno strumenti, tu li sai ad ascoltare, ma non è che ti ascoltano veramente, tu invece lo fai. E quello su cui voglio focalizzarmi è proprio questo, perché parlando con questo collega mi sono reso conto che effettivamente quello che faceva, quello che descriveva, era più un ruolo di motivatore, di consulente strategico, bravo peraltro, più che il vero ruolo di un coach. Un coach, lo sanno tutti, è un allenatore, è una carrozza che ti aiuta ad andare da un luogo a un altro. E il suo ruolo è quello di comprendere esattamente che cos'è che stai facendo, come stai andando nel luogo in cui vuoi andare, quali sono le tue strategie interne, i processi, la sequenza di processi interni che adotti per andarci, ti aiuta a definire quelli che sono gli step per arrivarci, ma soprattutto deve comprendere in profondità quali sono le tue motivazioni. Non ti deve dare lui delle motivazioni, deve comprendere in profondità quali sono i processi interni, come tu rappresenti le tue immagini interne di te che raggiungi quel risultato, di te che hai vissuto il fatto di aver raggiunto quell'obiettivo, quel livello, e ti deve supportare nel riuscire ad essere in grado di attuare le sequenze di strategie ideali per raggiungere ciò che vuoi, ciò che desideri veramente. Molto spesso quello che succede è che invece, una volta capito due o tre punti chiave, il coach tende appunto a dirti cosa fare, fai questo, fai quest'altro. Secondo me, la mia esperienza di coaching mi dice in realtà che quello che un coach efficace deve fare, invece, deve chiederti: tu come ritieni di poter raggiungere questo? Che cosa pensi di poter fare? Come ti sentirai nel fare questa cosa e come puoi fare tutto questo sentendoti ancora meglio? Quali possono essere gli eventuali ostacoli? Quali possono essere i limiti che puoi trovare? Che ti aiuta a ricercare ciò che è mancante nella tua strategia, invece che semplicemente darti una motivazione esterna. Questo ti permette di fare un passo e trasformarti veramente. E allora ti chiedo: quali sono i tuoi obiettivi? Che cosa vuoi raggiungere? Quali saranno gli ostacoli che incontrerai? Che cosa succederà nel momento in cui invece avrai realizzato ciò che vuoi realizzare veramente? Con questi spunti anche oggi ti saluto, ti auguro una splendente giornata e arrivederci a domani. Ciao, da Marco Valerio Ricci.